Sì, io sono Adriana Moroni del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, unità di ricerca di preistoria e antropologia dell'Università di Siena, e ho la direzione, per concessione del Ministero dei Beni Culturali, dello scavo preistorico qui nel sito di Grotta della Cala a Marina di Camerota. Sono quindi la responsabile scientifica di questa ricerca che è iniziata molti anni fa, negli anni 60, sempre a cura dell'Università di Siena con il professor Arturo Palma di Cesnola. Il professor Palma è stato poi seguito dal professor Gambassini nella responsabilità dello scavo e infine io sono subentrata, e in particolare dallo scorso anno gli scavi, dopo un periodo in cui non si è potuto lavorare, sono ripresi grazie all'interesse del Comune di Camerota, che ha ritenuto opportuno valorizzare e quindi anche dal punto di vista del proseguimento della ricerca questo sito, che è effettivamente uno dei siti più importanti per quanto riguarda la preistoria, gli studi in campo preistorico, non solo italiano ma anche europeo. Dunque, professoressa, vorrei ripartire dall'ultima affermazione che ha fatto. Questo è uno dei siti più importanti a livello europeo. Naturalmente la necessità, soprattutto per una cittadina che ha una vocazione turistica, è quella sì di sostenere l'aspetto scientifico della ricerca, ma anche di veicolare attraverso questa iniziativa un interesse anche di attrattore turistico, quindi trasformare in attrattore turistico un sito del genere. Secondo lei, secondo la sua esperienza, ecco, la comunicazione può essere importante sotto questo punto di vista, e come potrebbe essere portata avanti? La comunicazione è fondamentale, e anche soprattutto come questa comunicazione viene fatta. Certo, va puntualizzato che ricerca, divulgazione e valorizzazione devono integrarsi e vanno di pari passo. La ricerca è quella che ci consente di acquisire i dati, quindi le informazioni necessarie per poi ricostruire una storia. Quindi che ci sia un'integrazione costante tra questi tre aspetti credo che sia fondamentale, e soprattutto anche il valore aggiunto, no, a questo tipo di attività, soprattutto all'attività di noi che siamo specialisti, e che quindi insomma non ci si debba limitare solo agli aspetti scientifici e specialistici. Quindi è importante che questa divulgazione venga fatta sia a livello museale che soprattutto mettendo in sicurezza la grotta, allestendola per dei percorsi turistici, magari anche che si integrino con il resto delle risorse turistiche del territorio. In questo senso stiamo lavorando d'accordo con la Soprintendenza Archeologia della Campania, con il Comune di Camerota, con il Parco del Cilento e Vallo di Diano. Ci sono dei progetti in corso, appunto, che tendono a portarci verso questi obiettivi, questi risultati, che speriamo di raggiungere insomma al meglio e di realizzare al meglio. In termini di arco temporale, la presenza dell'uomo all'interno di questi siti, di questi insediamenti storici, quanto tempo risale? Allora, puntualizziamo che tutta la costa che va da Marina di Camerota a Scario è estremamente ricca di siti preistorici e copre un arco nell'ambito della preistoria molto molto ampio. Per quanto riguarda in particolare la Grotta della Cala, il periodo che vi è rappresentato è di circa 40.000 anni. Si va dal Paleolitico medio, cioè da
una fase in cui c'era l'uomo di Neanderthal, non c'eravamo noi uomini moderni, dal Paleolitico medio però nella sua fase finale fino all'età del rame. E quello che è interessante è che la stratigrafia della grotta della Cala copre soprattutto il periodo relativo al Paleolitico superiore e anche nelle sue fasi molto iniziali, molto antiche, cioè quando i neandertaliani si estinguono e vengono sostituiti da Homo sapiens. E questa è la peculiarità della grotta della Cala, questa particolare sequenza preistorica è presente solo in pochissimi siti in Italia e la grotta della Cala è uno di questi. Quindi vorrei puntualizzare questo aspetto proprio perché oltre a essere importante come fase storica è importante anche perché è estremamente raro. Questa è la ricostruzione ambientale che è naturalmente basata sui dati naturalistici che sono stati recuperati durante lo scavo nella grotta della Cala del periodo più antico di abitazione della grotta, cioè nel Paleolitico medio. Fra i 50 e i 40 mila anni fa, e qui potete vedere l'apertura, no, della cavità, e davanti non c'era il mare ma c'era appunto una pianura, tra l'altro con molti animali, grossi erbivori e un corso d'acqua che l'attraversava. Avevamo precisato prima che una delle fasi più interessanti documentate in questa grotta è proprio l'inizio del Paleolitico superiore, che vediamo praticamente registrato in questi livelli più bassi. Scopo delle nuove campagne di scavo, cioè quello che abbiamo iniziato l'anno passato, è proprio quella di ampliare questa superficie in modo da poter scavare questi livelli. Quest'anno abbiamo lavorato su quell'area e se ci fate caso vedete che c'è una zona più biancastra, ecco, quello è un focolare, il colore bianco è dovuto alla presenza di cenere compattata, si tratta quindi di un focolare del Paleolitico superiore, anche abbastanza grande, purtroppo è stato in parte rovinato dall'erosione marina che ha interessato un po' tutta quest'area della grotta. L'intenzione è in ogni caso di lasciarlo in posto e se possibile di musealizzarlo con l'allestimento poi che verrà effettuato nella grotta per la fruizione turistica. Attraverso la nuova ripresa degli scavi qui a Marina di Camerota, coordinata dalla professoressa Adriana Moroni dell'Università di Siena, abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare sul nostro territorio un eminente luminare della paleantropologia mondiale, Jean-Jacques Coublen, che ci ha spiegato perché questo sito della Grotta della Cala è così importante a livello scientifico, è uno dei 4-5 siti al mondo dove con molta probabilità hanno coesistito l'uomo di Neanderthal e l'uomo sapiens. Molto spesso queste informazioni sono dedicate soltanto al mondo scientifico, agli addetti ai lavori. Oggi abbiamo reso possibile che questa informazione veicolasse anche attraverso la gente comune come me e come lei. Quindi dobbiamo prendere coscienza che le grotte del Paleolitico qui a Marina di Camerota sono importantissime come
lo testimonia comunque il fatto che ha favorito l'attestazione di geoparco all'intero Parco Nazionale del Centro Vallo di Diano. Mi preme ringraziare comunque perché questi lavori di questo coordinamento è stato possibile anche attraverso la collaborazione della professoressa Rosanna Mazzeo, che è la direttrice del nostro MUVIP, l'ecomuseo virtuale che abbiamo lì del Paleolitico. Attraverso la diffusione di queste notizie e attraverso la ripresa della campagna di scavi, noi vogliamo creare degli itinerari per destagionalizzare, investire in cultura, è importantissimo per la nostra terra, per il nostro territorio, creare degli itinerari legati all'archeotrekking piuttosto che al paleotrekking attraverso la diffusione del museo a piedi, il museo diffuso del paleolitico. Deve nascere da qui perché abbiamo tutte le potenzialità di fatto lungo tutta la nostra area marina protetta che ha ospitato le spiagge più belle d'Italia, Calabianca e Baien Freschi, ma non tutti sanno che è disseminata di siti preistorici e quindi ha una valenza ancora maggiore anche dal punto di vista culturale. Noi dobbiamo far sì che questi itinerari possano partire da Camerota e diffondersi lungo tutto il nostro Parco Nazionale del Cilento per favorire la destagionalizzazione. Il turismo a piedi è un turismo che vive, che può essere vissuto tutto l'anno e dalla rappresentazione virtuale del Paleolitico in italiano e in inglese che abbiamo lungo i locali del porto attraverso il MUVIP di Camerota, le persone, l'ospite può conoscere e toccare con mano effettivamente i siti dove ci sono stati i nostri antenati. Chiaramente parliamo di archeologia in un contesto legato a una località di prim'ordine dal punto di vista turistico quale è Camerota, che deve tentare anche di organizzare, trasformare questi grandi momenti di ricerca scientifica in un'opportunità turistica. In questo l'istituzione gioca un ruolo fondamentale perché appunto ha questo ruolo di coordinamento di queste iniziative. Allora, al di là dell'aspetto scientifico che lei ha ben spiegato, che cosa poi può essere, quale prospettiva possiamo costruire, si può costruire intorno a un ragionamento di questo tipo, soprattutto se pensiamo che questo tipo di siti archeologici sono di interesse soprattutto per quel turismo che si muove un po' fuori stagione. Assolutamente sì, tant'è vero che attraverso l'istituzione abbiamo candidato alla Carta Europea del Turismo Sostenibile al Parco Nazionale del Cilento, perché il Parco Nazionale del Cilento vuole candidarsi ad avere candidato per la Carta Europea del Turismo Sostenibile, tre progettualità. Una è legata ad un marchio enogastronomico e qui si mangia cilentano, ripreso anche da Slow Food regionale, l'altro è sui lidi ecosostenibili, i lidi del parco, e il terzo sull'idea del museo a piedi, il museo diffuso del Paleolitico, come dicevo prima, cioè oltre al fatto di portare a conoscenza di tutti, alla maggior parte dei nostri ospiti, delle opportunità che ci sono lungo il nostro territorio, perché basti pensare che noi adesso stiamo registrando a circa 200 metri al centro abitato di Marina di Camerota, quindi l'opportunità di creare degli itinerari per il nostro ospite, il nostro visitatore, di arrivare dalla rappresentazione virtuale alla rappresentazione reale è vicinissima. Oltretutto noi siamo all'interno del contesto del percorso del trekking Le 12, il sentiero del Mediterraneo, e come dicevo poc'anzi il nostro sentiero che porta fino a Baien Freschi è disseminato di grotte del Paleolitico che andrebbero un attimino studiate come queste, però ci vogliono anni, ci vuole la volontà, la caparbietà di far tornare, a far riprendere. In questo anche il sindaco di Camerota ha giocato un ruolo fondamentale, perché non sempre si ha la possibilità di far riprendere la campagna di studi. Ci vuole una volontà territoriale, una forza, una sensibilità rispetto a queste iniziative che noi oggi abbiamo attraverso la professoressa Rosanna Mazzeo, attraverso la mia persona, attraverso il sindaco. C'è la volontà di far sì che attraverso la nostra identità, il nostro territorio, si possa offrire al nostro ospite, al nostro visitatore il meglio, la nostra storia, le nostre radici, quello che abbiamo, insomma, renderlo fruibile e visitabile da tutti.